Se pensiamo che il capitalismo di oggi, che è basato sulla banalità del male, è una struttura di peccato, allora non si può dentro trovare una nicchia etica, una no, la nicchia etica si deve fare i conti, essere chiari che è. Uscendo da questa logica, è possibile, ci sono dei tentativi così, come i gas, come anche le esperienze di città in transizione, le cooperative, eccetera, ma allora sono chiari che non sono basati sulla logica del profitto, sulla logica del business, eh? O siamo nel business o siamo nell'etica. Le proposte della decrescita sono naturalmente proposte teoriche perché politicamente non è facile, dato che siamo legati dentro delle strutture, l'Europa, il mondo, tutto il sistema. Ma per la decrescita la prima cosa da risolvere è la disoccupazione, che è una tragedia totale. E per risolvere questo, diciamo che la politica attuale è stata bene sintetizzata da una parola dell'ex ministressa francese dell'economia, che è oggi direttrice del Fondo Monetario Internazionale, la signora Christine Lagarde, che parlava di relance, che è un neologismo che non esiste nei dizionari francesi, che è la sintesi tra rigore e rilancio. E noi, esattamente il contrario, né rigore, né austerità, né anche rilancio, né crescita. Allora questo è naturalmente totalmente paradossale. Per oggi la cosa più emergente è contro l'austerità, e per questo rilocalizzare, va detto demondializzare, e questo reintrodurre dei forme di protezionismo per recuperare, reindustrializzare, ricreare l'occupazione, ridurre gli orari di lavoro, lavorare meno per lavorare tutti e per vivere meglio e riconvertire. Abbiamo bisogno di un piano grandissimo di riconversione ecologica, per non distruggere più il pianeta, per salvare l'ambiente, eccetera, riconvertire le attività che sono tossiche, nocive, riconvertire l'agricoltura, che è l'agricoltura produttivista, che è molto velenosa, fare l'agricoltura biologica, che creerà un sacco di posti di lavoro, riciclare, riutilizzare e contrastare l'obsolescenza programmata, eccetera. Donc è tutto un piano che finalmente porta a un passo già nella direzione dell'uscita del sistema della crescita, del sistema della società dei consumi, del sistema capitalista, finalmente. E al medesimo tempo c'è possibilità di limitare e riconvertire anche una delle attività più perverse, che è la pubblicità, che è il medio più forte della colonizzazione dell'immaginario. E allora limitare il peso, e questo anche questo partecipa alla transizione. Dobbiamo pensare a una transizione, perché non si farà una società dell'abbondanza frugale dall'oggi all'indomani. È molto difficile prevedere in un contesto di crisi che cosa può uscire, il peggiore, il migliore, perché le crisi sono dei momenti dove subito la società può cambiare, anche il modo di pensare cambia subito. L'abbiamo visto già in 68, per esempio, si vede che ci sono dei momenti nella storia dove
si crede che la gente pensa di un modo e invece no, perché abbiamo due emisferi nel cervello e allora l'una pensa di un modo e l'altro di un modo alternativo. Allora è difficile prevedere, nella mia opinione, si può, le cose possono andare avanti molto velocemente. Naturalmente anche se dipende dal posto, del luogo, una cosa può succedere in Italia e un movimento totalmente diverso in Germania. Ci sono questo movimento in questo momento delle città in transizione, questo movimento che è nato in Inghilterra, Transition Towns, ma anche in Italia ora ci sono sempre di più che fanno già, si riorganizzano per affrontare la fine del petrolio, la fine l'éclatement, lo scoppiamento del sistema, eccetera. Allora, e poi ci sono queste esperienze dei paesi dell'America Latina come l'Ecuador e la Bolivia, dove hanno già ufficialmente imboccato la strada, che è la strada vicina della decrescita, sotto il nome di Summa Cosae, il buon vivere, eccetera. È molto, molto interessante queste esperienze, perché anche perché si dice molto spesso ma la decrescita è solo un progetto per i paesi sviluppati, eccetera, e per i paesi sottosviluppati. I paesi sottosviluppati anche hanno bisogno di una strada di costruire un futuro sostenibile, una società di prosperità senza crescita. La finanza come la conosciamo, dobbiamo ucciderla. Dobbiamo, come dice la parola d'ordine della decrescita, è riappropriarsi del denaro e della moneta. Allora dobbiamo approfondire cosa significa riappropriarsi del denaro, perché dobbiamo considerare il denaro come un bene comune. Ma se il denaro è il bene comune, come si fa che è stato monopolizzato dalle banche, non solo dagli stati, perché da 1973 gli stati si sono spossessati anche loro della moneta, l'hanno abbandonato totalmente alle banche, e questo è vergognoso. Allora, già se gli stati si riappropriano, ma penso che è ancora un passo più avanti, che i popoli devono riappropriarsi della moneta e ripensare totalmente la finanza. La moneta va bene come strumento di scambio, come dice, la moneta è un buon servitore, ma un cattivo padrone.